Francesco Crisci, candidato a consigliere comunale della lista Arienzo Benecomune, professionista ingegnere, Arienzo vanta strutture sportive presenti ma comunque carenti e una tradizione importante nello sport. Qual è la ricetta per migliorare la città in questo senso? Bene, allora, in Arienzo sono presenti delle strutture, quali anche un campo di calcio comunale, utilizzato specialmente nei settori giovanili. Qualche anno fa, fino a qualche anno fa, veniva utilizzato anche da quelli più adulti, non sono molto pratico di calcio, quindi non conosco le categorie, però so che in effetti è stato utilizzato fino a poco tempo fa. E tuttora lo è, fermo restando che comunque non vengono sfruttate le massime potenzialità della struttura, anche perché dovrebbe essere aggiornato, dovrebbe essere ristrutturato, ha bisogno di un tappeto nuovo, quindi per poter ospitare poi un reale campionato. In effetti il punto di partenza da cui vorrei cominciare è quello che la partecipazione dei cittadini alla vita comunale deve essere anche la possibilità di mettere a disposizione le proprie idee, le proprie ricchezze e le proprie potenzialità. Ciò vuol dire che in effetti mettere a disposizione di una comunità un'idea imprenditoriale può far sì che il comune possa crescere grazie magari alle potenzialità di qualche privato, di qualche cordata di imprenditori disposto ad investire in zona. Lo strumento finanziario che potrebbe essere utilizzato è il project financing oppure il finanziamento tramite terzi, in cui una cordata di imprenditori potrebbe mettere a disposizione un progetto e capitali a servizio del comune, che a sua volta mette a disposizione un'area, magari poi tramite un contratto vero e proprio tra pubblico e privato, in cui in effetti gli imprenditori realizzano e la struttura comunale viene messa a disposizione dal comune stesso. A questo punto cosa succede? Succede che in effetti troviamo un connubio, un misto tra la partecipazione dei cittadini e la partecipazione politica. Questo serve non soltanto a fare business ad un gruppo di imprenditori, ma serve al comune per progredire, per poter realizzare una struttura o delle strutture che forse con finanziamenti pubblici impiegheremo tanti anni a poterlo realizzare. Un gruppo di politici, una cordata di imprenditori con una visione, con un'idea imprenditoriale potrebbero far sì che mettendo a disposizione i propri fondi da far progredire anche la nostra zona e il nostro paese. Tutto ciò va visto in un'ottica lungimirante in cui anche l'ambito sociale viene curato, perché parlare di sport significa parlare di integrazione, parlare di società e parlare di politica, che in effetti sono elementi che vanno a stretto braccio. Quindi in effetti uno dei miei impegni sarà mettere in condizione gli imprenditori di fare tutto.